Hola, 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 ciao, ciao a tutti, buon lunedì, buona settimana, ed eccoci qua, apriamo questa settimana, come vedete con la nuova grafica, dedicata esclusivamente al processo del lunedì, e quindi apro con questa immagine del fu grande e simpaticissimo Aldo Biscardi, che molti di noi ricorderanno, insomma, i nostri lunedì davanti alla TV ad ascoltare, insomma, le chiacchiere da studio dei post partite, insomma, è il processo del lunedì. E quindi, insomma, come ho già anticipato nella chat ieri, l'altro ieri, insomma, da lunedì si cominciava il processo del lunedì, e il processo è quello che in effetti è successo nel mondo Boa Vida, o almeno, insomma, per quanto riguarda l'ultimo weekend, come già sappiamo sempre ogni lunedì, e diventa l'appuntamento per quello che in effetti sarà poi più o meno lo svolgersi della settimana che andiamo ad affrontare, che comincia. E quindi abbasso un po' la TV, e quindi, insomma, l'appuntamento del lunedì sarà così: processo del lunedì, e quindi analisi di quello che è successo e anticipazione di quello che succederà. Un appuntamentino settimanale. Va buono. E quindi, insomma, salutiamo Aldo Biscardi, il grande Aldo Biscardi, e andiamo un po' a vedere che cosa c'è stato in settimana, cioè nell'ultimo weekend. Nell'ultimo weekend, vabbè, insomma. Partiamo subito dal Matabux, partiamo subito dal Matabux, che sappiamo, insomma, è andato a farsi friggere, ok? Che cosa ha fatto? È andato a farsi friggere l'ultima M3 e ha azzerato la cassa. E quindi siamo ritornati, cioè siamo ritornati, siamo finiti a 0 euro. Purtroppo, non so che dire, non so che dire. Però sta di fatto che la situazione è questa, e quindi, insomma, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti. E come andiamo avanti? Andiamo avanti come già fu anticipato lunedì scorso, se non sbaglio. Praticamente, eccolo qua, insomma, praticamente che cosa viene fatto? Alla terza qui abbiamo azzerato la cassa, zero. Vabbè, quindi andiamo, ho fatto un deposito, come già ho anticipato la settimana scorsa, di 25 euro, perché la cassa predisposta era nella pianificazione, si sarebbe dovuta trovare domenica a 25 euro, giusto? E quindi io vi dissi che eventualmente, ecco qua, in questa pianificazione qua che feci, vi dissi che comunque l'avrei eventualmente fatto un deposito di 25 euro, e quindi ripartito da 25, esatto, e quindi 25 è il prossimo step, dovremmo chiudere a 55. Come sarà chiuso questi 55? Come saranno fatti? Saranno fatti, andiamo a vedere. Mi sono fatta una previsione, insomma, fatta così, 25, 5 euro, insomma, con le quote 1,60, 1,60, insomma, una media di 1,60. Ora, io non lo voglio dire per scusarmi, per giustificarmi dell'andamento fino adesso assolutamente negativo. E se è assolutamente negativo è perché ho fatto degli errori. Però, insomma, come dire, spiegazione a tutto questo la vorrei anche dare, anche perché in effetti qualcuno me l'ha fatto notare. Cioè, in un certo senso io ho forzato
lo svolgersi di Mata Books, portandolo esclusivamente nei weekend, ed è stato un grande errore, perché principalmente Mata Books nasce, come ricorderete, in un piano presso a poco settimanale, cioè si guarda il lunedì il palinsesto della settimana, si scelgono quelle 3-4 partite o quei 3-4 pronostici abbastanza interessanti a una determinata quota o a quella quota che ci serve per quella sessione, e si fanno le giocate, ma su un palinsesto settimanale dove non c'è l'obbligo a cui mi sono sottoposto e quindi forzato anche nelle scelte, ma ripeto, non è una giustificazione, è solo un chiarimento, è solo un modo di analizzare gli errori. E nell'analisi degli errori, al di là dei pronostici sbagliati, sbagliati per quello che poi è successo in campo, ma non per sbagliati per interpretazione delle statistiche, lettura delle statistiche, delle quote e quant'altro. Quindi, però, ecco il risultato migliore. Tutte sta zitte. E allora, dicevo, obbligato anche per far sì di fare le 4-5 scommesse nei due giorni, ero obbligato a fare la prima, per esempio, entro le partite che si giocavano tra le 15 e le 16, poi quelle là della sera, e così anche la domenica, e spesso mi ritrovavo in difficoltà nello scegliere tra le partite delle 15-16, insomma qualcuna che mi desse abbastanza affidabilità, insomma, perché la scelta era più ristretta. Però ripeto, questa è solo una delle analisi, insomma, che mi sono fatto. Sta di fatto che adesso io però ho intenzione di ripartire, ma ripartire sul piano settimanale, per cui voglio anche anticipare che chi seguirà. Chi dice, ma io ieri non l'ho vista, non sono entrato sulla chat, non ho visto la chat, ho saltato, come fa? Non mi fate tutte queste domande, non mi chiamate, non mi dite, ho seguito o non seguito, ok? Perché francamente non mi posso prendere la briga di avvisare, mandare l'avviso, andare a scegliere la partita, poi mettere la partita, poi no, ma io non l'ho vista, io mo seguirò, pubblicherò. Chi vede, vede, chi non vede, non vede. I'm sorry. Quindi io farò la sera, se vedo qualche cosa che mi interessa, la pubblico, poi il giorno dopo. Cioè faccio conto come se fosse un matabox mio, non legato a... vabbè, quello però la mattina va a lavorare, non ce la fa vedere, non ce la fa giocare. Quell'altro mi ha detto se possibilmente poterle postare entro... Quell'altro mi ha detto, sì, però io gioco sull'altro, mi fai la cortesia di non mettere questi pronostici perché lì non li trovo. Io vado avanti come lo vorrei fare. Poi ognuno trova le sue soluzioni, perché poi non capisco perché qualcuno che ha voluto cominciare a fare il matabook sapendo che si sarebbe svolto per lo più al 99,99% su un determinato book che conosciamo, che mi pare non posso nominare, ma su un book abbastanza partner mio, nel senso che tutti i file sono appoggiati su questo book, la maggior parte dei file, e quindi voglio fare Matabook, se però lo voglio fare sul mio book, ma perché chi ci va a pigliare 50, 100 euro, 10 euro, 20 euro, non lo so quello che state investendo su questo Matabook, a mettervi su Planet, sul planetario, vabbè, cioè, no, invece hanno anche dei problemi, no, ma io là non trovo questa scommessa, là non trovo, poi sono problematiche che riversate su di me. Cancello tutto, non me ne importi più niente, farò la settimanale e quindi chi segue segue, chi non segue non segue, babù, e questo è il matabook, per cui lo faremo ripartire con i 25, andrà avanti così come previsto, sperando
nel caso cadano, si rifà un altro deposito. Io ho detto, già avvisato, comunque vada, io andrò avanti con Matabux fino alla fine, per poi tirare le somme, ok? Per poi tirare le somme, qualunque, anche cadono i 50, i 25, cadono i 55, cadono i 120, io vado avanti. Poi vedremo quanto è stato versato e quanto in effetti poi il Matabux avrà reso. Ok? Perché è così che si fa il betting. Sappiatelo, è così che si fa il betting. Si riparte dalle perdite. Babù. E questo è il Matabux. Chiuso, mettiamolo da parte e ripartiamo la settimana prossima, anzi da domani, perché poi mi sono dato una occhiata al palinsesto, insomma, di quelle che potrebbero essere le scommesse, cioè che saranno le partite in gioco la settimana prossima, scorrendo qui, insomma, i giorni, e quindi ho visto che tra l'altro già domani c'è la Serie B, ci stanno alcune partite qua importanti, i campionati più o meno interessanti. Mercoledì c'è altrettanto, così anche giovedì mi pare. No, giovedì non c'è un tubo, giovedì forse lo saltiamo, e poi venerdì, insomma, insomma, le partite classiche che già conosciamo, che ci sono di venerdì, e quindi si riprenderà, si continuerà con venerdì, sabato e domenica. Ora considerate che martedì e mercoledì ci sono abbastanza partite, anticipo pure che domani ci sarà un turno di Boavita Challenge. Domani e dopodomani. Quindi occhio che domani e dopodomani c'è anche il Boavita Challenge. Ok? Vabbè. Il Boavita Challenge, felicissimo perché una delle boavidiane più attive, insomma, simpatiche e quant'altro, l'O77, insomma, finalmente anche lei ha raggiunto la vetta, è in testa alla classifica, come vedete, e quindi, insomma, applausi a Lorenza. E come ho già detto allo 77, come ho già detto, insomma, sarebbe bello, come anche detto, ha profetizzato Brasil Samba, Giovanni, ci sarebbe bello se entro marzo, l'8 marzo, insomma, ci fossero tutti i primi posti, almeno diciamo nei primi 10, tutte donne. Un omaggio proprio in grande stile alle nostre donne boivardiane, che tra l'altro sono toste, sono toste veramente, sono toste e sono brave, Antonia, Lorenza, Francesca, Luci Van Pelt, Lucia, insomma, Mary, la regina, insomma, sono toste, sono toste. Mi scuso se me ne sono dimenticato di qualcuna, se mi sono scordato qualcuna, però credo di no. Vabbè, e quindi Boavita Challenge, insomma, prosegue, ci diverte, ci piace, molti stanno testando le loro capacità di pronosticazione, anche basate su dei file, insomma, che si sono creati, su tutti gli studi fatti intorno alle quote, insomma, e quindi poi stanno testando se loro considerazioni. Bene, insomma, il Boavita Challenge serviva più a questo che a vincere il premio finale mensile o anche dell'intero torneo, ma era proprio il modo di abituarci a confrontarci con determinati pronostici. Perché è facile giocare, sapete, a doppia chance o multi-goal, l'under 3 e mezzo, insomma. Bello quando era una X, un gol e gol a 2,15, insomma. Babù, e quindi Boavita Challenge. Lorenzo. Ok, benissimo.
Poi, che cosa abbiamo avuto? Sul fronte invece delle cose pubblicate nella lista broadcast, questa qua, che continua ad alimentarsi, ormai è diventato il numero stratosferico che mai mi sarei immaginato arrivare a quei livelli. Un attimo solo, guardate, ho paura, cosa c'è? Spazio. Mai mi sarei immaginato che sarebbe arrivato a un numero così importante di partecipanti. Sono gente che tutti i giorni chiede di essere inserito, di far parte della lista broadcast, insomma, per essere sempre aggiornato su tutto quello che succede nel mondo Boa Vita, in particolare nei weekend. Insomma, abbiamo la multipla, ormai la sappiamo, insomma, la multipla M40, bla 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 bla, il discorso delle 40, è una, prima uno, due, prima o poi devono entrare, insomma, continua a non voler entrare, nonostante che, questa qua ieri di 8.800 ci ha fatto quasi sognare, insomma, perché stava andando bene, poi si è persa la strada con 5 errori su 20, su 19 pronostici. Però a me ha fatto arrabbiare di più questa qua di sabato, insomma, lo stesso sempre con 4 errori, insomma, su 2, 4, 6, 7, 10, 12 e 20, 4 errori. E ti fa arrabbiare perché becchi due da 2, 1,78, 1,68, 2,14, messe in una multipla da gioco, tutto, cioè da divertimento, si mettono queste quote, si beccano e poi si perdono 1,38, 1,46. Comunque, boh, a me francamente, insomma, mi pare già strano, perché a quest'altura del percorso, insomma, qualcuna dovrebbe già essere entrata, invece non vuole entrare. Quasi ormai si è stabilito su questi 4-5 errori, però io non so se è vero, non ho avuto dimostrazione documentata, però alcuni di voi mi hanno detto che tutto sommato sono inattivo anche con la multipla M40, perché dopo le prime 2 o 3 o 4, mi ricordo, hanno cominciato a giocare a correzione d'errore, quindi fregandosene dei 1900, degli 8000 probabili, così come anche altri nei mesi passati, insomma, hanno fatto a correzione d'errore, portando mediamente, proporzionalmente, sui 4-5 errori possibili, e tutto sommato, diciamo, qualche volta hanno recuperato buona parte della scommessa, qualche volta hanno addirittura vinto di poco, ma io non lo so, nulla di non me l'hanno detto, io ve lo riferisco, non lo so, però può essere spunto per chi continuerà a seguire sta M40 e la vorrebbe fare eventualmente con uno scarto di errori, quindi andare, insomma, sul book e mettere il sistema di del 10 su 15, 12 su 15, insomma. Non lo so, a me me l'hanno detto, dicendo, ma no, guarda, io tutto sommato con M40 sto perdendo pochissimo, perché ho fatto così, ma non uno, più di qualcuno. Vabbè, ok, insomma, a me l'importante è che non perdete soldi, stiamo sempre a posto. Vabbè, e questa è la M40. Poi, Fox Odds, non lo tengo per la fine, poi, insomma, c'è stato pure venerdì e sabato, no, giovedì e venerdì, che addirittura ho fatto una sfornata di arcade, no, di file arcade, quindi un poco più, tipo Combo One, questo qua, che giovedì è entrato, e invece venerdì è saltato, questo giovedì ci ha dato la vincita, e venerdì invece mi pare, venerdì, sì, non ha vinto. C'è stato di Baltoni, invece sono stati pubblicati 4 del ribaltone e sono entrati tutti e 4, insomma, vabbè, 3 della settimana scorsa e questo qua è pure entrato,
un ribaltone, pare che effettivamente non dia problemi. C'è stato pure Sovereign Over, che molti non conoscevate, che comunque ha dato la sua vincita. Mi ricordo quando, perché è stato over 2,5, quindi è entrato al 17,45 di resa netta, insomma, questa praticamente è una copertura quasi totale, insomma. E quindi questo qua poi ha vinto, e insomma poi invece sabato e domenica non mi sono voluto ingolfare, e ho lasciato solo la multipla e il Fox Odds, proprio perché Fox Odds era gli ultimi giorni di test. Fox Odds ha stupito effettivamente, ha stupito anche me. Andiamo a vedere proprio il file, no? Ha stupito anche me, e quindi insomma i test sono andati benissimo, tutti andato benissimo, per cui non mi resta che pubblicarlo, anche per soddisfare le richieste di questi giorni. E come al solito, insomma, quando vedete un file nuovo, insomma, le solite cose, quando esce, eccolo qua. E quindi poi domani farò il tutorial, e vabbè, e quindi questo qua, insomma, se n'è andato, insomma, ha avuto dei riscontri eccezionali. Ora voglio farvi vedere, date le statistiche, insomma, che sono riportate, come, che strike sta avendo sto file. Però voglio anticiparvi una cosa: una buona parte, questi qua per esempio, guardate, 38 2019, 91 2019, insomma sono di mesi fa, hanno, i pronostici venivano elaborati rispetto a un parametro che poi è cambiato nei vari test, va bene? Diciamo che queste percentuali qua sono state raggiunte più che altro, sono migliorate, sono salite più che altro negli ultimi test e quindi eventi inseriti in questo archivio, con dei parametri dei pronostici un poco alterati, un poco cambiati rispetto a questi iniziali. Però insomma, attualmente si è assestato su questi strike qua, che sono di tutto rispetto, insomma 53% circa del multivolo 1-2 che viaggia a quote 1,82, 1,80 di media. Abbiamo circa il 78% del multivolo 1-3, abbiamo l'82% circa dell'1-4, il 42% circa dell'under 1,5, 42% dell'under 1,5, ok? 21, 2,17, quindi 41% dei pronostici under 1,5, circa il 74% dell'under 2,5, 74% under 2,5, 83-84% dell'under 3,5 e il 67-68% dell'over 1,5, ma queste quote 1,30, 1,35, 1,40, 1,39, 1,41, insomma, non è l'over da 1,10, 1,12, 1,16, ok? Perché li scarta proprio a priori, ok? Quindi, insomma, anche l'under 3,5, insomma, 1,17, 1,18, 1,14, insomma, vabbè, quindi, insomma, per me è più che soddisfacente, è più che valido, è più che proponibile, quindi lo metto nello store e domani, ripeto, faccio il tutorial, e quindi chi me lo ha richiesto in questi giorni lo potrà ricevere, va bene? Fai, è carino, è molto elegante anche, e vabbè, poi lo vedremo domani nel tutorial, va bene? Quindi insomma, cosa rimane? Niente, è finita qui, per cui dice vabbè, allora questa settimana c'è solo Fox Odds e Planet Sud non ancora. Cioè, vi voglio solo dire una cosa, guardate, ieri ho provato a caricare i campionati di ieri, a proposito, prima che mi dimentico, voglio farvi vedere una cosa, il modo di come si può
fregare, diciamo così, Planet Wind per quanto riguarda il limite dei 30, palinsesti, dei 30 campionati selezionabili qui nel palinsesto del giorno, della giornata. Ok? Allora, che intanto mi dice, perché poi sai, arriva a 30, poi abbiamo fatto dei file in cui c'è caricati i primi, poi si clicca su quel bottone per, mi pare, nel trovatore, sta una cosa del genere, insomma, per aggiungere altri campionati. Invece ho scoperto per puro caso questa possibilità qua, che invece va oltre i 30 e non lo si può copiare benissimo in una sola copiatura, e quindi evitare di fare la doppia copiatura. E come? Allora, supponiamo che noi selezioniamo Inghilterra Championship qua, Francia Liga 2, Germania 2 e Turchia. Ok? Benissimo. Oppure di sabato, di domenica, carichiamo, selezioniamo i primi 30 campionati più interessanti e apriamo il palinsesto. Una volta aperto il palinsesto con i 30 campionati selezionati, dobbiamo andare qua, vedete, a fianco, e aggiungiamo tutti quelli che vogliamo aggiungere e che non abbiamo inserito inizialmente. Ce li mettiamo da qua, vedete, si aggiungono in cima. Ok, quando vedrete, quando arriverà oltre 30, allora, se avete aperto con 30, man mano che aggiungerete apparirà un messaggio di errore qua, che vi dirà: guardi, sono consentiti 30 eventi, fregatevi, non dà nessun problema. Per cui, insomma, vi caricate qua dopo i 30, fatto aprire il palinsesto con i 30, i primi 30, dopodiché continuate ad aggiungere da questo punto qua. Quindi ve ne andate sui vari sud Europa, qua Grecia, Portogallo Premier, Cipro, e aggiungete tutti i campionati che volete aggiungere. Vedete? Mettiamolo proprio tutti quanti. Ah, Argentina. Argentina Premier, Brasile Gaúcho, Brasile Paulista, Brasile Catarinense, Colombia, Paraguay, Venezia, Venezuela, Messico, Africa, mettiamoci Costa d'Avorio, Marocco, e basta. Già supera di 30, no? Vediamo un po', che faccio dell'errore che fa apparire. Allora, TFF qua, Belgio Reserve, Olanda Reserve, Nord Europa, Danimarca, Svezia, a superare. Ecco qua, attenzione, massimo di eventi selezionabili, massimo di eventi, quindi non campionati, selezionabili a tempo, ripetere la selezione, non gli date retta. Buttate tutti i campionati che volete qua dentro, dopodiché dalla C andate giù e ve li copiate tutti quanti a seconda dei vari file che utilizzerete. Ok? Quindi questo è il modo per sforare i 30 e caricare i 30 in un unico, oltre 30 in un unico caricamento. Va bene? Quindi dicevo, Planet Studio. Ieri, per caricare i palinsesti di ieri, ha impiegato qualcosa come 12 minuti. Un attimo solo. A te quarta fetta. Ma perché? Che ora è? Si gioca in bocca. Ha impiegato più di 10 minuti, 10 minuti, e stamattina per caricare i risultati esatti altrettanti, e siamo intorno ai 1900 eventi archiviati. È pesantissimo. Ripeto, sono 42 pronostici per ogni riga, e
quindi quando caricate 200 eventi, 250 eventi, quelli 100 eventi, quelli che sia, insomma sono 100 per 42, sono 4200 che uno deve scrivere e tornare indietro, scrivere, tornare indietro, scrivere. Insomma. Quindi poi vabbè ve lo dirò nel tutorial di Planet Studio, però insomma, cercate di non appesantirlo molto con campionati inutili, campionati minori, campionati, vabbè, insomma, che già è bello pesante. E preparatevi al fatto che comunque poi molto dipende anche dalla connessione, oltre al fatto che dalla quantità di dati che deve formattare. Perché per ogni dato, per ogni riga di quote che lui legge, insomma, la deve formattare, la deve riscrivere, la deve modificare, la deve, e poi presentarla nel file. Quindi è un ciclo continuo di lavoro effettivamente pesante anche per Excel. Ma così deve essere. Insomma, non nascondo che ho chiesto aiuto anche al carissimo amico, nonché partner molto spesso nei miei file, Alessandro Dalamonti, insomma, che molti di voi conoscono, e che gli mando un abbraccio enorme, e un ringraziamento enorme per tutto l'aiuto che mi dà, spesso, insomma, sempre disponibile, sempre carinissimo, è una persona squisitissima, tutto in superlativo per Alessandro. Un abbraccio forte. E quindi ho chiesto aiuto anche a lui per vedere se era possibile velocizzare con le macro inserite e quant'altro. Dice, non c'è modo, non c'è, deve andare così. E quindi, insomma, dobbiamo prenderla così. Quindi preparatevi a lunghi, per cui, insomma, voglio dire, quando lo farete, sappiate, e deve stare tutto fermo, deve, in quel momento dovrà lavorare solo Planet Studio, quindi chiudete gli altri file, che più file avrete aperti, più tempo ci metterà a caricare i dati. Vabbè, poi ne riparleremo nel tutorial. Quindi, insomma, Planet Studio slitta ancora di una settimana. Incazzatevi, ditemi quello che volete, ma io purtroppo ci sto lavorando e ve l'ho mostrato già la settimana scorsa, insomma. Le cose sono tante e quindi arriverà a fine stagione? No, arriverà tra una settimana, massimo due, va, spero che per la metà di marzo, insomma, di farlo uscire, farlo funzionare. E quindi questa settimana avremo Focus Odds, probabilmente, ma molto probabilmente, insomma, questo famoso multiplan, cioè il famoso file delle 10 progressioni contemporanee, che mi è stato detto, cioè, insomma, l'hai annunciato e poi non l'ha più fatto, me lo fai vedere questo file perché forse sono interessato, qualcun altro può interessare, ancora senza solo l'idea delle 10 progressioni, vabbè, insomma, farò multiplan e Foxhot se usciranno stasettina. Ok, mi fermo qui, credo che non ci sia più nulla da dire, ho detto tutto e quindi domani, attenzione che domani c'è il Wavida Challenge. Attenzione per chi sta seguendo il Matabooks, che in settimana ci saranno le, cioè tenete d'occhio la chat, non la chat, non tanto la chat, ma il canale base, il canale principale di Matabooks. Tra l'altro viene pubblicato anche sulla chat, però insomma tenete presente, cioè fate attenzione alle notifiche che arriveranno dal Matabooks. E proprio per questo chiedo agli amici, insomma, frequentatori quasi quotidiani della chat, di evitare di pubblicare cose fuori Matabooks in questo periodo, perché onde evitare che arrivino notifiche inutili, insomma, tutto sommato, a coloro che invece sono lì in attenzione per acchiappare la notifica della pubblicazione della scommessa. Non vorrei che obbligassimo insomma, gli altri boabitiani ogni volta andare ad aprire, ah vabbè, un'immaginetta, ah vabbè, una battuta, ah, vabbè, e poi perdono la notifica della scommessa. Ok? Quindi cerchiamo di capire
quietarla un po' questa chat e lasciarla solo effettivamente. Parliamone dopo la pubblicazione, cioè sfoghiamoci dopo la pubblicazione delle scommesse. Va buono? Ok, quindi fate attenzione, Matabox e Boavita Challenge in questa settimana. Tutorial, ve l'ho detto. Analisi, l'abbiamo fatta, l'analisi. Mea culpa, mea culpa. Sia per la M40, sia per il Matabux che si è azzerato. Vabbè, andiamo avanti. Va buono? Un abbraccio a tutti quanti, voi come sempre, col cuore parecchio che non ve lo dicevo, e a proposito, col cuore o non col cuore, insomma, mi è venuto in mente il fatto che ha insegnato, ho visto su Facebook il fatto che la barzelletta della Barbara D'Urso che insegna come lavarsi le mani, come se fosse per 60 milioni di bambini, rincretiniti e rincoglioniti. Questa è l'Italia. Ed è questa l'Italia, vi voglio raccontare una cosa sgradevole che è successa a me ieri sera qui in Brasile. Voi sapete che il primo caso di coronavirus la settimana scorsa che è scoppiato qui in Brasile è stato di un brasiliano che è andato a lavorare in Italia, è tornato dall'Italia e si è portato questo coronavirus appresso, per cui insomma, in Italia, coronavirus. Qui il coronavirus è ancora, non c'è tutto questo terrorismo, tutta questa cosa che c'è in Italia, viene valutato, viene considerato, lo stanno come dire, monitorando molto bene, pure chi qua sono abituato a queste grandi a queste pandemie, no? Diciamo così, insomma, hanno avuto la dengue, hanno avuto altre cose, insomma, l'hanno affrontata bene e combattuta bene. Sono abbastanza preparati su questo settore, su questo campo, insomma, non so come dire. Insomma, quindi questo coronavirus lo stanno prendendo nella giusta misura che deve essere considerato e non con questi allarmismi e queste cose. Qua i supermercati sono pieni, a Mucchina se ne butta quintali dappertutto, insomma. Vabbè, comunque, c'è questo fatto che però si sta parlando anche nei telegiornali qui spesso della situazione in Italia, delle città chiuse, città vuote, città fantasma, gente che non esce di casa, scuole chiuse, calcio, gioco del calcio che è stato sospeso e rinviato. Insomma, si parla di queste cose e quindi si sta parlando dell'Italia in questi termini rispetto al coronavirus. E allora, ieri sera ero con un gruppo di amici, perché in questo fine settimana non ho avuto la famiglia qui con me, e quindi ieri sera, insomma, sono uscito con degli amici e siamo andati qui a cenare, insomma, in un ristorante qui all'aperto, e stavamo al tavolo. Io solitamente non mi ho pigliato per buffone, non mi ho pigliato per mai, è una questione di abitudine. Siedo sempre a capotavolo, cioè sono a tavolo perché mi piace guardare tutta la tavola. Capotavolo, e quindi alle mie spalle avevo un tavolo con altre sei persone, mi pare, tre coppie proprio, fidanzati, mariti, non lo so, mariti, mogli, non lo so, vabbè, ok, all'aperto, ristorante, stiamo mangiando, tutti italiani, noi, anzi con due brasiliani, al mio tavolo, tutti italiani, si parlava per lo più in italiano, perché questi due brasiliani, amici nostri, sono stati in Italia a lavorare, insomma, conoscono bene l'italiano. E quindi si parlava in italiano e si parlava anche proprio del coronavirus, tutto quello che sta succedendo in Italia, e insomma si facevano vari discorsi e varie cose. Quando all'improvviso, voi tutti conoscete la mia famosa tosse da fumo, che per un periodo sapete, no? Che ha pure salutato spesso, era. Ora qui invece con il clima, stavo in Italia, ora qui con il clima qui, io tutta sta tosse come ce l'avevo prima, non ce l'ho più e continuo a fumare allo stesso modo. Quindi diciamo che quella tosse era, lì era provocata più dalle condizioni climatiche italiane che influivano sul mio corpo rispetto a queste brasiliane. Però, insomma, volendo o non volendo, parlando nel parlare è venuta sta tosse. E ho fatto una tosse poco più prolungato, insomma, lo sapete quanto viene il colpo di tosse che non riesce a fermare. Mettendo poi le mani sulla bocca così, in
in modo automatico, insomma, il cloud. Mi è stato riferito dal mio amico al fianco che ha guardato, mentre io tossivo, ha guardato il tavolo dietro di me. E la ragazza pare che avesse, una delle ragazze pare che avesse detto: "Ma no, questi sono italiani, e guarda che sta facendo la tosse", si sono alzati e se ne sono andati. Se ne sono andati. Cioè siamo appestati. Non mi era mai successo. Se ne sono andato, io mi sono sentito invergognato. Mi sono sentito vergognato. Cioè, proprio il cameriere è venuto, che è un amico, tra l'altro, un ragazzo che conosciamo, insomma. Ha detto, hanno detto se ne sono andato, hanno pagato solo le bibite che avevano consumato, se ne sono andato perché tu hai tossito, siete italiani, avete il coronavirus. C'avete il coronavirus. C'avete, non è che dice, sai, ho avuto paura, sono italiano, che ne so. No, c'avete il coronavirus. E un altro amico mio, l'altro giorno, doveva cambiare appartamento, è andato a cercare altri appartamenti, in due palazzine qui. Mi hanno detto, non affittiamo agli italiani. Qua si sta cominciando a diffondere sta cosa. Che ne so che succede per gli italiani qua? Boh, appestati. Appestati. Vabbè, lo volevo rendere partecipe di questa mia esperienza personale, cioè io mi sono sentito proprio, meno male che ero con gli amici, non ero con la mia famiglia, insomma. Sarei morto proprio di vergogna proprio. Così sta succedendo questo nel mondo e qui in Brasile in particolare. Un abbraccio a tutti quanti, speriamo che sta cosa rientri al più presto e che tutto torni alla normalità, anche se non era una bella normalità in Italia, ma sapete, quando tutto va male e poi arriva qualche cosa che è peggiore ancora, sono proprio, ci si sente proprio sconfitti su tutto. Quindi se qualcosa poi la cominciamo a tirare da questo peso enorme che c'ha l'Italia addosso, è sempre un alivio. Un abbraccio a tutti quanti. Ci sentiamo domani per il tutorial. Ciao amici.